Grazie. Io ho diretto Montalbano per un evento doloroso che è stato l'abbandono alla seconda settimana da parte di Alberto Gironi del 7 per un male che l'ha portato prima in ospedale e poi ad andarsene. Io ho chiamato a raccolta tutti, ho detto ragazzi prendo io il testimone, penso che sia la cosa migliore, siamo una famiglia, vediamo di farli nel modo migliore possibile, prima di tutto perché quando torna Alberto sennò ci prende a parolacce, qualche parolaccia ce la dirà sicuramente, ma almeno facciamo in modo che ci dica anche qualche bravo. Ho girato pensando a come l'avrebbe girato Alberto Gironi, poi siccome ognuno di noi aggiunge sempre qualcosa a quello che fa, io credo che di mio in queste due puntate c'è quella che ho chiamato una dolorosa melanconia, che era un po' il sentimento che pervadeva il set perché Alberto era lontano. Dica, io volevo chiederti l'importanza sociale di Camilleri oggi. Ma sai, l'importanza sociale, io penso sempre che un grande scrittore, soprattutto uno scrittore che incarna una figura così anche eticamente importante come Andrea Camilleri, è sempre una figura che permea di sé la vita di un paese. In questo senso a noi, da un punto di vista letterario, mancavano, ahimè, troppo tempo dei padri letterari. Ecco, Andrea in qualche modo ha colmato questo bisogno, questo vuoto per molti anni. Ormai purtroppo anche lui non c'è più, però vedo con piacere che continua a essere un po' un riferimento per tanti.